ufficializzate le nomine nella sanità lombarda. San Matteo Alessandro Venturi presidente, Carlo Nicora DG alla SST conferma i vertici per Michele Bright. Ammonta circa 1,5 milioni di euro lo stanziamento regionale attraverso ALER per il quartiere Pietrasana di Vigevano, investimenti su 38 alloggi. Dopo il quartiere Mirabello, la volta del Vallone nel mirino dei ladri, l'amministrazione replica gli attacchi della minoranza. Facciamo il possibile. Gli rubava i soldi e perfino i piatti cucinati dalla figlia in manette un pregiudicato 60enne di Garlasco che da mesi aveva preso di mira, un anziano del paese. È ancora il presepe di Piazza Ducale a finire nel mirino dei vandali. Nella notte tra sabato e domenica ignoti hanno rotto una delle statue, indaga la polizia locale. Il Pavia perde per 5 mesi Cristian Mangiarotti, il bomber è stato squalificato per una vertenza economica con la Palmese, squadra con cui ha giocato 2 anni fa. Buonasera e ben ritrovati a una nuova edizione di Pavia News, telegiornale che apriamo con il giro delle nomine nella sanità lombarda ufficializzate tra la serata di ieri e la giornata di oggi dal presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. Conferma per Michele Bright ai vertici della SST, mentre alla direzione del San Matteo arriva Carlo Nicora. Facciamo il punto nel servizio. Un ricambio completo, o quasi, che tocca tutte le province. Il presidente della regione, Attilio Fontana, ha nominato nel corso dell'ultima seduta di giunta i nuovi direttori generali che a partire dal 1 gennaio andranno a guidare le 8 ATS, le 27 ASST e i 4 IRCCS della Lombardia. Carlo Nicora, proveniente dall'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, sarà il nuovo direttore generale del Policlinico San Matteo al posto di Nunzio del Sorbo, che andrà alla SST di Vimercate facendo la staffetta con Pasquale Pellino, ex direttore sanitario proprio del San Matteo, prima della presidenza Girelli. All'ATS lascia Anna Pavan e arriva un'altra bergamasca, la 59enne Marazzi, da 8 anni all'ATS di Bergamo. In provincia rimarrà invece Michele Bright, che è stato confermato ai vertici della SST di Pavia. PD e Movimento 5 Stelle hanno criticato le nomine dei nuovi direttori generali della sanità lombarda. Siamo alla solita spartizione di poltrone, ancora una volta la vicinanza politica è preferita al merito. Altro che eccellenza, queste nomine potrebbero essere state fatte da un Formigoni o da un Maroni qualsiasi, ha commentato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Dario Violi. Duro anche il capogruppo del Partito Democratico Fabio Pizzul, non c'è innovazione. Sono sempre gli stessi nomi che cambiano di postazione. Ha scelto ancora una volta la politica facendo prevalere logiche che hanno a che fare più con la vicinanza che con il merito. Oltre ai cambi decisi da Fontana, al 31 dicembre andrà in scadenza di mandato anche il direttore generale dell'azienda servizi alla persona di Pavia, Maurizio Gnutta. Un dettaglio significativo, forse, in vista delle elezioni comunali del 2019, visto che proprio Gnutta era stato indicato più volte come uno dei possibili candidati del centrodestra nella sfida per l'elezione del sindaco del capoluogo. Queste le nomine arrivate nella serata di ieri. Nelle scorse ore invece sono arrivate quelle del CDA, del Policlinico San Matteo. Alessandro Venturi è stato indicato come presidente. Gli altri consiglieri nominati dalla regione sono la leghista Pinuccia Verri, che era stata candidata proprio alle ultime elezioni regionali, Sergio Costantino, medico del Policlinico di Milano e sindacalista, il fisiatra Bruno Mazzacane, lanciato come candidatura dal consigliere regionale Ruggero Invernizzi, e infine Nicolas Gallizzi, candidato al Parlamento nelle fila di Noi con l'Italia. Le prossime nomine sono quelle del Comune di Pavia e della provincia, le ultime due poltrone che andranno a completare il CDA del Policlinico. Conferma, come anticipato nel servizio di apertura, avete sentito, per Michele Bright alla direzione della SST di Pavia per i prossimi 5 anni. Allora l'obiettivo è portare avanti i progetti avviati. Una nomina in sospeso fino all'ultimo, anche se caldeggiata da più parti, quella del direttore generale della SST di Pavia, Michele Bright, che nelle scorse ore è stato riconfermato alla guida dell'ex azienda ospedaliera, che dirigeva già da 3 anni. L'incarico questa volta avrà durata di 5 anni, nel corso dei quali Bright ha detto di voler portare a termine i progetti già avviati, dall'ammodernamento del parco tecnologico a quello delle infrastrutture di rete, senza dimenticare il potenziamento dei reparti
reparti di emodinamica degli ospedali di Vigevano e Voghera o ancora la riqualificazione del pronto soccorso proprio a Voghera. Io avevo dato la mia disponibilità a continuare il lavoro che avevamo svolto qui sul territorio e devo ringraziare il Presidente Fontana che ha raccolto questa disponibilità e ha confermato una fiducia nella mia persona per continuare a far bene nell'interesse di questo territorio. Sono molto contento e ringrazio tutti coloro che mi hanno rappresentato delle espressioni di soddisfazione, di affetto per questa riconferma e devo dire che però continuo al mio impegno, mi sento ulteriormente carico nel dover fare sempre bene, sempre meglio per questo territorio. Chiudiamo l'ampia pagina dedicata alle nomine nella sanità lombarda, cambiamo argomento. A Vigevano Aler investirà circa 1,5 milioni di euro per la riqualificazione del quartiere Pietrasana, uno stanziamento che servirà innanzitutto per la sistemazione di 38 alloggi ma anche per la creazione di un fondo di sostegno alle famiglie. Ammonta circa 1,5 milioni di euro lo stanziamento di Regione Lombardia attraverso Aler per il quartiere Pietrasana di Vigevano. I soldi serviranno per la ristrutturazione dei tetti dei palanzi e di 38 alloggi inagibili, per la riattivazione del rinnovato centro di aggregazione Circolab e per la creazione di un fondo che vada a risanare la morosità incolpevole degli inquilini che si sono visti recapitare maxi bollette del gas a causa dei problemi al riscaldamento ora riparato. Un quartiere che è nato come quartiere simbolo, che purtroppo in questi ultimi anni ha avuto una situazione abbastanza difficile, ma che adesso insieme agli investimenti di Regione Lombardia sicuramente ritornerà al suo splendore e spero che diventi anche un modello per quanto riguarda tutte le aree di Regione Lombardia. Oggi veniamo a presentare tre progetti diciamo distinti: da una parte un progetto sociale, un progetto invece per quanto riguarda un discorso di morosità, un progetto invece strutturale per quanto riguarda la ristrutturazione dei 38 alloggi che già avevamo comunque sia già preannunciato in precedenza, e insieme anche a questo anche la ristrutturazione dei 7 tetti e dei 7 fabbricati. La Regione Lombardia si farà sentire, abbiamo appena stanziato in giunta delle risorse per la messa in sicurezza, per la messa a nuovo di alcuni appartamenti, quindi per il rifacimento dell'impianto elettrico, dei pavimenti, la tinteggiatura, quindi effettivamente siamo davvero vicini anche economicamente parlando a questo quartiere e ovviamente alle famiglie che in questo quartiere risiedono. L'inaugurazione di questa mattina fa rivivere una parte importante di questo quartiere, dà uno spazio ai giovani, ai ragazzi, ma non soltanto, anche alle famiglie, agli anziani, un luogo di incontro, un luogo di ritrovo, un luogo anche di ricreazione dove saranno anche attivati degli sportelli di ascolto, quindi davvero nella direzione di essere sempre più vicini soprattutto a delle famiglie che potrebbero rischiare la marginalità. Tante le attività che verranno svolte al Circolab a servizio del quartiere, si va dai laboratori per i bambini, alle attività per gli anziani, ai momenti ludici per tutti, fino all'importante sportello lavoro, per cui sono già pronte 30 borse lavoro e percorsi di formazione. È prevista l'assegnazione di 30 posti di lavoro per disoccupati che ne hanno i requisiti. Inoltre ci sono attività di formazione, di riqualificazione dove le persone disoccupate avranno un attestato di certificazione delle competenze. Il Comune sta inoltre pensando di aprire all'interno del Circolab un ufficio per avvicinare l'amministrazione ai cittadini. Un punto di riferimento preciso a un quartiere così popolato e popoloso che possa essere appunto una sorta di distaccamento di alcuni servizi, penso ai servizi sociali, magari ai servizi educativi, agli uffici dell'Aler, che possono essere appunto una dislocazione periferica che permette ai cittadini di essere ascoltati e di cercare di intercettare prima le esigenze che nascono. Anche a Pavia si parla di appartamenti, ma per il triste fenomeno dei furti. Dopo il quartiere di Mirabello, di cui vi abbiamo parlato nelle scorse settimane, a finire appunto nel mirino dei ladri è quello del Vallone. Nei giorni scorsi l'opposizione di centrodestra ha chiesto un intervento da parte dell'amministrazione del Mezzabarba. Allora sentiamo la replica dell'assessore alla sicurezza Ruffinazzi. Questione sicurezza, poi si ricollega quasi sempre anche alla vicenda Movida, però il tema principale è quello dei furti in appartamento, se ne era parlato per Mirabello, anche al Vallone, che cosa si può fare? Dunque, noi abbiamo innalzato l'attenzione.
rispetto anche al discorso degli atti vandalici e dei furti di appartamento. È chiaro che l'attenzione nostra è l'attenzione della polizia locale, che svolge sul territorio alcune funzioni non sono funzioni che assorbono e possono dare una risposta a 360 gradi su quello che accade a Pavia. Stiamo puntando molto sul discorso dell'alcol ai minori, molta attenzione rispetto agli effetti negativi della malamovida, e da questo punto di vista, a nostro parere, qualche risultato lo si vede. Per quanto riguarda il discorso dei furti, siamo in stretto collegamento con Questura e Carabinieri e appena abbiamo notizia di qualche zona più visitata di altre, innalziamo i nostri radar facendo transitare qualche mezzo in più della polizia locale. Questo chiaramente non risolve i problemi, ma aumenta la sensazione di sicurezza. Il tema delle infrastrutture pavesi mi sta molto a cuore perché è uno dei problemi principali della nostra provincia. Dopo il grande successo del raccordo di Pieve Albignola arriveranno i fondi per riaprire il ponte di Olevano. A dichiararlo è il consigliere regionale di Forza Italia Ruggero Invernizzi, dopo l'approvazione dell'emendamento da lui portato in consiglio regionale proprio nella mattinata di oggi. Grazie al risultato della seduta, ha continuato Invernizzi, verranno finanziati a partire dal 2020 gli interventi di ripristino dei ponti e delle opere stradali per un totale di 12 milioni di euro. La chiusura del ponte di Olevano sta creando notevoli disagi alle attività economiche e agricole e alle comunità locali, oltre ad incrementare il problema del traffico e dei collegamenti della Lomellina con le zone limitrofe e di tutto il territorio pavese. Questa è la dichiarazione di Ruggero Invernizzi. A Vigevano invece il Natale non ferma nemmeno i vandali. Cambiamo argomento, nel mirino è finito e non è la prima volta il presepe di Piazza Ducale. I segni della riparazione sono ancora visibili, con uno strato di colla attorno a una delle due corna del bue. Il presepe di Piazza Ducale a Vigevano è stato vandalizzato. Ignoti, nella notte fra domenica e lunedì, hanno divelto il muso del bue dal supporto e lo hanno scaraventato a terra. Sull'episodio indaga la polizia locale. Nel frattempo la statua è stata sistemata e rimessa al proprio posto. Come da tradizione, il comune di Vigevano non ha voluto rinunciare al presepe né salotto buono della città proprio sotto l'albero di Natale. L'allestimento è davvero minimal: Giuseppe, Maria e due busti a simboleggiare il bue e l'asinello. I vandali si sono accaniti con quello che hanno trovato e purtroppo quest'ultimo gesto si va ad aggiungere a una serie di precedenti in città. Lo scorso anno a venire colpito era stato il presepe posto davanti alla chiesa dell'Immacolata, dietro a una recinzione ma comunque facilmente raggiungibile dalla strada. Lì era stata sfregiata la statua di Gesù Bambino. Qualche anno fa, ancora nel presepe del comune in Piazza Ducale, qualcuno aveva addirittura rubato il bambinello. Era il 2011, la statua fu ricomprata e l'anno seguente vandalizzata con la rottura di un braccio. A seguito del furto, il bambin Gesù fu fissato con delle viti alla capanna. Per ora, non essendo ancora arrivato Natale, fra Giuseppe e Maria c'è soltanto della paglia. L'avvento però non è iniziato per niente bene. Ritorniamo ancora a Pavia per mostrarvi le immagini della cerimonia in prefettura per la consegna delle onorificenze. Vi ringrazio per aver accolto il mio invito e porgo a tutti un caloroso saluto di benvenuto a questo incontro, a questo secondo incontro, il secondo anno che facciamo questo incontro, che anche quest'anno ho voluto arricchito con la cerimonia della consegna dei diplomi di onorificenza all'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Un incontro voluto per salutare i sindaci in vista del Natale, ma anche per consegnare le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Nel Salone Malaspina, il prefetto di Pavia, Attilio Visconti, ha consegnato i riconoscimenti a quattro cittadini che si sono distinti in ambito culturale, sociale, della carriera e delle forze dell'ordine. Le onorificenze sono andate a Franco Bosi, Marco Zampetti, Angelo Marioni e Loris Zunino. Nella circostanza sono stati premiati anche i due carabinieri che salvarono la vita di una donna finita in un canale con la sua macchina a Marzano nel novembre scorso. Yeah, okay.
Durante la cerimonia è stata consegnata anche la medaglia d'oro al valor civile alla memoria di Alfio Zappalà, guardia giurata uccisa nel 1980 a Zinasco. Sì, era stato ucciso il 18 dicembre 1980 mentre svolgeva il suo lavoro di sorveglianza davanti a una banca a Zinasco e dei terroristi di matrice politica avevano colpito a morte proprio davanti alla banca mentre svolgeva il suo lavoro. Una persona che tra l'altro avevo avuto il piacere di conoscere, perché nel 1980 che andavo nelle scuole di Zinasco capitava di scambiare anche due parole con una persona molto socievole che si trovava sempre davanti alla banca a fare il suo lavoro. Una persona squisita. In chiusura una nota di colore, la firma del contratto per tre dipendenti della prefettura che dopo anni di precariato sono state finalmente stabilizzate dall'ente. Il colpo di teatro è una cosa bella perché si tratta di tre persone che finalmente trovano una sistemazione per la vita dopo aver a lungo penato con contratti interinali e a tempo determinato. Ma devo dire che non hanno mai mollato. Io in questo anno e mezzo di conoscenza di queste tre lavoratrici ho potuto apprezzare il loro impegno, sacrificio e anche la capacità di essere a servizio dello Stato sempre e comunque. La cronaca: nella serata di ieri i carabinieri della compagnia di Vigevano hanno arrestato un 61enne pregiudicato di Garlasco. Da tempo aveva messo nel mirino un anziano del paese, approfittando della sua situazione gli rubava i soldi e in alcune situazioni addirittura anche del cibo. Non solo gli portava via i soldi, ma anche le pietanze preparate dalla figlia. Era dal mese di maggio che un pregiudicato di 61 anni, nato a Porto Tolle ma residente a Garlasco, aveva preso di mira un uomo di 83 anni. Vedovo da ormai una decina d'anni, l'anziano garlaschese era divenuto vittima delle attenzioni del pregiudicato, che aveva approfittato delle difficili condizioni psicofisiche dell'83enne per spillargli ingenti somme di denaro. Il pensionato vive da solo e il 61enne aveva avuto gioco facile nel diventare abituale frequentatore dell'abitazione. A volte si faceva dare dei soldi, altre volte li rubava direttamente. È anche capitato in più occasioni, secondo quanto riscontrato dai carabinieri, che il malfattore convincesse l'anziano a effettuare dei prelievi in banca per poi farsi consegnare il contante. Il totale delle somme storte ammonta a 4.800 euro. Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stata la figlia della vittima, la quale era solita preparare dei piatti pronti per il papà. Il malvivente, senza alcuno scrupolo, era arrivato persino a rubare il cibo. La donna, una volta resasi conto della situazione, si è rivolta ai carabinieri, che hanno compiuto tutti gli accertamenti del caso. Il 61enne è stato arrestato nella serata di lunedì, proprio mentre stava chiedendo soldi per l'ennesima volta, e all'indomani posto sotto processo per direttissima. Ha deciso di patteggiare 2 anni e 6 mesi, ma è comunque finito in carcere con le accuse di furto aggravato in abitazione e circonvenzione di incapace. Il ruolo del sindaco è sempre più complicato nelle amministrazioni di oggi, spesso essere complesso anche il rapporto del primo cittadino con la politica degli alti livelli, sia nel caso di giunte provenienti da liste civiche, sia nel caso in cui il sindaco sia sostenuto da una maggioranza legata ad un partito. Di questo si parlerà domani sera, mercoledì, a partire dalle 19 al Teatro di Sant'Angelo Lomellina, in un incontro dal titolo Ruolo del sindaco e ruolo del partito nella pubblica amministrazione. La conferenza è stata organizzata dal coordinamento amministratori della Lomellina. Saranno presenti il sindaco di Sant'Angelo Lomellina Matteo Grossi, il sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci, la consigliera provinciale Daniela Bia, l'eurodeputato Angelo Ciocca, il consigliere regionale Rogerio Invernizzi e infine il deputato Alessandro Cattaneo, il presidente della provincia Vittorio Poma. Cambiamo argomento, ci spostiamo in Oltrepò, dove dopo il gelicidio di circa un anno fa vi sono ancora gravissimi problemi alle linee telefoniche con delle frazioni ancora isolate.
Telefoni e connessioni via cavo KO da oltre un anno è quanto accade nelle frazioni collinari del comune di Pontenizza in Valle Staffora, dove una ventina di utenze risultano disattivate a seguito del gelicidio dell'anno scorso. Fu allora nella notte fra l'11 e il 12 dicembre del 2017 che diversi rami e alberi si abbatterono sulle linee telefoniche, causando il distacco dei fili in diversi punti. Questa sarebbe una delle cause che ha fatto sì che il blackout si sia protratto per più di un anno, con la ventina di abitanti della frazione di Sant'Alberto e lo stesso eremo gestito da sei frati tagliati fuori da ogni tipo di comunicazione. Certo, oggi i cellulari hanno sopperito in parte a quella che un tempo sarebbe stata una carenza ancora più grave, ma abitanti e amministrazioni comunali hanno a più riprese sollecitato l'intervento, anche perché il segnale in queste zone di collina è tutto fuorché affidabile. Così accade, hanno spiegato i sindaci, oltre che a Sant'Alberto di Butrio, anche nelle frazioni di Trebbiano, Pizzocorno e Casa Minchino, per esempio. Finalmente i tecnici della Telecom, secondo quanto si apprende, stanno intervenendo proprio in questi giorni per ripristinare la linea, passando al setaccio l'intera tratta. Un'impresa che non sarà semplice anche a causa delle condizioni meteo non proprio favorevoli. Ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra poco con tutte le altre notizie. Seconda parte di Pavia News, che dedichiamo a un approfondimento politico, è venuto a trovarci nei nostri studi il neo segretario provinciale del PD, Chiara Scovera. Buonasera. Buonasera. Sarebbe dovuta venire alcune settimane fa, poi per impegni lavorativi e quant'altro abbiamo procrastinato questa intervista, però è importante sentire il suo punto di vista dopo questa elezione alla segreteria provinciale. Succede a Alberto Lasagna, c'è un partito da ricostruire e volevamo capire come ripartirà il PD in provincia di Pavia dopo la chiusura della stagione congressuale a livello locale. Innanzitutto ripartiamo mobilitando tutto il Partito Democratico, quindi ricordo che abbiamo eletto Alberto Lasagna presidente dell'Assemblea Provinciale. Io intendo, come ho detto durante la campagna congressuale, valorizzare molto i circoli, tant'è che la mia campagna congressuale si intitolava Circoli Protagonisti, e quindi investire molto nel radicamento sul territorio. Che come si traduce poi concretamente questo coinvolgimento dei circoli? Ho intenzione di istituire un forum permanente dei segretari di circolo per poi organizzare il partito provinciale anche in zone e consentire così a tutti gli iscritti di partecipare alla discussione del Partito Democratico e naturalmente a condividere anche le decisioni che gli organismi devono raggiungere, devono adottare, e quindi protagonismo diffuso degli iscritti e dei dirigenti del Partito Democratico. E anche un coinvolgimento dei giovani, su cui puntate molto. Assolutamente sì, intanto noi abbiamo un'organizzazione molto vitale che è quella dei Giovani Democratici, che è anche un'organizzazione autonoma e che fa tanto anche per il Partito Democratico. Ricordo le mobilitazioni che i GD della provincia di Pavia hanno messo in campo sia sui trasporti sia sul diritto allo studio. Siamo a fianco degli studenti, siamo a fianco del sistema collegi universitari di Pavia per garantire la residenzialità, e naturalmente un welfare studentesco che sia egualitario. Durante la campagna elettorale, seppur breve, di queste elezioni provinciali all'interno del PD, in molti hanno fatto mea culpa dicendo che è un partito da ricostruire, l'ha messo anche lei. Ora che ci sta mettendo mano, ma in che condizione è questo PD? Che problemi ha?
Beh, ma innanzitutto questo è un problema che non riguarda solo la provincia di Pavia, cioè noi siamo in un momento storico molto particolare in cui i partiti si trovano ad affrontare dei cambiamenti epocali sia dell'economia che della società. Quindi io credo che a livello locale, proprio dal livello locale, può partire e riorganizzando efficacemente il livello locale, può partire anche la spinta per partiti che non siano solo radicati a livello nazionale ma anche a livello europeo. Cioè proprio noi dobbiamo lavorare anche a partiti europei perché il sovranismo comunque e il protezionismo, il nazionalismo meglio, la xenofobia si combattono strutturando dei partiti europei. Quindi il locale in questo momento è importantissimo. Io credo che dobbiamo abbandonare le suggestioni del partito leggero, del partito comitato elettorale. Io farò anche un forum degli amministratori del Partito Democratico che ritengo essenziale, ma naturalmente voglio anche lavorare a una dirigenza del Partito Democratico, perché un partito non vive soltanto degli amministratori, un partito supporta gli amministratori, quindi noi abbiamo anche bisogno di restituire prestigio ai ruoli di partito, e questo deve essere fatto a livello nazionale. Parlava di amministratori, allora tra gli appuntamenti principali e più impellenti quelle delle elezioni comunali del capoluogo di cui stiamo parlando ormai da diversi mesi, c'è molta fibrillazione all'interno del PD come abbiamo letto da diverse dichiarazioni anche di alcuni suoi colleghi, come ci si avvicinerà alla scelta del prossimo candidato sindaco? Guardi, io affronto questo passaggio con una grandissima serenità. Ho visto anche che ci sono state un po' di polemiche per qualcuno una mia... si è arrabbiato perché ha caldeggiato il sindaco uscente. Ma io ho detto una cosa normalissima, basilare, cioè si valuta l'amministrazione uscente, noi siamo al governo della città e credo che questo non debba mai essere perso di vista. Investire sulla coalizione e quindi continuare a far lavorare il tavolo del centro-sinistra. Tra l'altro mi congratulo col neo segretario del Partito Cittadino Michele Lissia credo che il Partito Democratico avrà un ruolo centrale e essendo appunto il più grande partito della coalizione proprio anche nell'aiutare la coalizione stessa a consolidarsi e quindi nel rilanciare un programma per la città. Il suo giudizio quindi sull'amministrazione uscente è da ritenersi positivo visto che sarebbe ripartita, fosse stato parlare dal sindaco uscente? Ma certo, il mio giudizio è positivo, poi chiaramente si poteva fare di più. Sono magari stati fatti alcuni errori, si poteva essere diciamo più efficaci in alcuni passaggi, però credo che si sia fatto un lavoro sulla città anche un po' strategico che darà dei risultati e che sta dando già dei risultati. Detto questo, naturalmente noi dobbiamo anche lavorare a rilanciare una proposta per la città e io sono molto fiduciosa sul fatto che il tavolo del centro-sinistra, che tra l'altro deve allargarsi anche a movimenti civici e sociali molto importanti nella città di Pavia, perché Pavia ha un fermento straordinario e nel volontariato e nel mondo civico e nel mondo studentesco, abbiamo visto quanti ragazzi sono scesi in piazza per il diritto allo studio, è veramente un movimento straordinario, cioè hanno reso popolare una battaglia, no, per l'università e quindi io credo che Pavia sia questo, Pavia è la città della cultura, Pavia è la città della sanità e Pavia è anche una città che vuole essere connessa, quindi in cui il centro e la periferia, diciamo così, sono più vicine di quanto possiamo.
vogliono però essere fortemente connesse. Citava il suo omologo a livello cittadino, Michele Lissia, che proprio nelle scorse ore ha affermato si cercherà un candidato sindaco unitario, qualora non si riuscisse si andrà al strumento delle primarie, un po' in controtendenza rispetto a quanto affermato dal suo predecessore Roberto Calabro, che invece puntava molto di più sullo strumento delle primarie. Lei come la pensa? Ma io penso appunto che bisogna partire dal momento precedente, cioè il momento della valutazione, il momento della riflessione, il momento dell'ascolto, e poi decideremo insieme. Va bene, torneremo su questo argomento. Le chiedo anche della provincia, visto che ci sono state un po' di polemiche nella formazione del, diciamo, giunta, anche se poi giunta non è il termine corretto con queste nuove elezioni di secondo livello, nel senso che il presidente Poma vorrebbe portare avanti, come è già successo negli anni precedenti, un'amministrazione condivisa tra centrodestra e centrosinistra. Forza Italia e Lega hanno detto no, siamo il partito, siamo la coalizione di maggioranza, si fa un governo senza il Partito Democratico. Ma guardi, io penso che il presidente Poma, tra l'altro, non abbia parlato tanto di centrodestra o di centrosinistra, cioè abbia parlato un po' di quella che è la mission dell'ente provincia e di qual è lo spirito dell'ente provincia, soprattutto dopo la riforma. Noi abbiamo chiamato la nostra lista, che peraltro è andata bene, perché siamo il gruppo di maggioranza relativa, quindi il gruppo del Partito Democratico è un gruppo consistente, la Casa dei Comuni, perché lo spirito dell'ente provincia è quello della coesione territoriale, in cui naturalmente si condivide la gestione del territorio. Quindi io credo che sulla provincia bisogna anche ragionare in un modo nuovo, che guardi più all'associazionismo comunale, no? Che all'accordo tra questo, quello schieramento, eccetera. Quindi io credo che il centrodestra, insomma, in questo ci sia un po' di strumentalità, no? Nel interpretare così il presidente Poma, a cui noi naturalmente esprimiamo la fiducia nel portare avanti il programma che noi, con cui lo abbiamo tra l'altro sostenuto. Grazie Chiara Scovera per essere stata con noi, tornerà ovviamente perché le elezioni la vedranno come protagonista. Grazie, sicuramente. Grazie, noi proseguiamo adesso la nostra informazione e rivediamo i principali fatti di oggi. Ufficializzate le nomine nella sanità lombarda, San Matteo Alessandro Venturi presidente, Carlo Nicora DG alla SST conferma i vertici per Michele Bright. Gli rubava i soldi per fini piatti cucinati dalla figlia in manette, un pregiudicato sessantenne di Garlasco che da mesi aveva preso di mira, un anziano del paese. Il Pavia perde per 5 mesi Cristian Mangiarotti, il bomber è stato squalificato per una vertenza economica con la Palmese, squadra con cui ha giocato 2 anni fa. Proseguiamo la nostra informazione, lo facciamo da Voghera per parlarvi del progetto Metro Minuto. Di cosa si tratta? Lo sentiamo nel servizio. Camminare fa bene e allunga la vita, e chi sceglie di usare le proprie gambe al posto dell'auto aiuta anche l'ambiente. Già, ma se lascio l'auto in stazione faccio in tempo a raggiungere il municipio per quell'appuntamento? Da oggi queste domande hanno una risposta precisa, non solo sui tempi di percorrenza, ma anche su quante calorie, per esempio, bruceremo per fare un determinato percorso. Il progetto Metro Minuto Voghera, promosso dall'Università e dalla SST di Pavia con il patrocinio del Comune, è finalmente una realtà. Certamente è stato un bel successo sia del centro di medicina dello sport che di tutto il corso di laurea in scienze motorie. Infatti sono qui anche a portare il saluto della professoressa Montovoli, e certamente un inizio per stimolare una mobilità sostenibile nella città di Voghera e altrove.
e per sensibilizzare le persone che il movimento è comunque quanto di meglio fare per il proprio benessere, per il proprio buono stato di salute, insieme alla prevenzione legata alla corretta alimentazione. Casi di successo di questa iniziativa si sono registrati negli anni scorsi in Europa, come a Pontevedra in Spagna, e anche in Italia, per esempio a Ferrara. A Voghera sono stati individuati 8 punti di partenza nei luoghi nevralgici della città, in cui sono stati installati altrettanti cartelloni. Un'iniziativa che aspettavamo, che abbiamo fortemente voluto, con la quale c'è stata una forte sinergia sia con la nostra azienda ospedaliera, sia con l'Università di Scienze Motorie, quindi l'Università di Pavia, e quindi un bel risultato. Poi ovviamente i Rotary, i Leo che hanno partecipato a questa, che hanno contribuito e hanno sostenuto l'iniziativa anche con tante manifestazioni, e quindi una delle prime città che dà questa possibilità ai cittadini, che dà questa possibilità e un tentativo di andare verso città più pulite, più con un'attività fisica fatta dalle persone involontaria, nel senso un'attività fisica al posto dell'automobile, una mobilità, e quindi credo un'iniziativa innovativa. Mi auguro che possa essere seguita da molti altri enti locali. Restiamo a Voghera, perché sono ufficialmente operativi tre nuovi mezzi della Croce Rossa Italiana, appunto del Comitato di Voghera. Stiamo vedendo le immagini. Il primo mezzo sarà destinato al trasporto dei diversamente abili, come pure il secondo, donato dalla Fondazione Banca del Monte di Lombardia, mentre il terzo è frutto della generosità di una famiglia vogherese, una piccola folla assistito alla benedizione dei mezzi al taglio del nastro, di cui stiamo proprio vedendo le immagini, alla presenza di autorità militari, civili e religiose. Questo è il volontariato, una bella comunità attiva come la nostra Voghera, sottolineato con orgoglio il presidente del Comitato Croce Rossa Italiana, Ondina Torti. Ci spostiamo adesso a Pavia, dove si torna invece a parlare di turismo, con il progetto Bel Turismo, lanciato nei giorni scorsi in un incontro a Palazzo Bottigella. Si chiama Bel Turismo ed è il progetto per la valorizzazione del comparto turistico e commerciale della provincia di Pavia, lanciato da ASC come Camera di Commercio. Da un lato si punta a sostenere la crescita professionale delle imprese del settore attraverso attività di consulenza e di formazione accessibili e gratuite, dall'altro attraverso una comunicazione strategica si racconterà appunto il bel turismo del nostro territorio ai giornalisti stranieri provenienti da Canada, USA, Giappone e Nord Europa. Pavia ha tante pregi, ma soprattutto, perché lo sappiamo, no? Ricca di storia, di cultura, di arte, di università, ma quello che più conta per noi è il turismo, che è proprio la nostra materia prima. Purtroppo alcune volte non lo sappiamo sfruttare come meglio si debba essere, perché il turismo è quello che attrae qui la gente e di conseguenza crea poi tutto quell'indotto che nel comparto del commercio è significativo. Per il turismo bisogna avere le basi, ce le abbiamo, però poi bisogna avere degli operatori preparati, non persone che sanno, conoscono, però devono fare anche una formazione per poter partecipare, per essere attivi. Bisogna dare una buona assistenza, bisogna avere dei servizi efficienti. Poi sicuramente servirà una piattaforma digitale che possa, dove uno va a vedere Pavia, trova tutto quello che serve. Quindi non solo gli aspetti culturali, ma anche quelli enogastronomici, perché abbiamo tanto a raccontare. Il cuore pulsante del progetto è costituito da 6 grandi eventi in 6 luoghi esclusivi, 6 viaggi nella storia, nei sapori, nei colori del territorio pavese. Pavia, Vigevano, Stradella, Varzi, Mortara e Voghera saranno i luoghi da conoscere e da visitare, dei quali scoprire arte e storia. Dunque, la finalità del progetto è quella di attrarre sempre più presenze turistiche nel nostro territorio, nel nostro bel territorio, ed è per quello infatti che l'abbiamo intitolato Bel Turismo. Di cosa si tratta? Di 6 grandi eventi in 6 località turistiche, con una grande attenzione alla storia locale, quindi con momenti di visite gratuite aperte al pubblico ai monumenti più significativi, ad esempio di Pavia, di Vigevano, di Voghera, di Varzi, di Mortara e
di stradella e poi una gustosa degustazione di 6 prodotti locali che sono stati ritenuti identificativi del territorio, ma chiaramente ce ne sono tanti altri. Ci fermiamo ancora per un po' di pubblicità, tra poco. Riprendiamo la nostra informazione. È iniziato a Stradella il ciclo di incontri organizzato da ANFAS, che ha al centro del dibattito i temi della disabilità. Sentiamo. Inizia oggi una serie di incontri dedicati alla disabilità in tutte le sue sfaccettature, di come la nostra società si sta prendendo cura delle persone più fragili. Oggi si parla di un progetto in particolare finanziato con una legge del 2016, detto Dopo di noi. Poi si parlerà, mi raccontava, anche di altri aspetti. Sì, ANFAS Bonnoi Stradella da diversi anni si occupa appunto delle persone con disabilità e delle loro famiglie, ha deciso di fare una serie di incontri che si svolgeranno, questo di oggi è il primo, si svolgeranno per tutto il 2019 su vari temi legati alla disabilità. Questi temi sono stati indicati proprio dai familiari ai quali abbiamo proposto un questionario per sapere da loro quali erano i temi che gli erano più interessanti per loro. Il primo, che è stato anche praticamente il primo della loro lista, è stato quello del dopo di noi, che è un problema molto sentito dalle famiglie. Si va verso la creazione di piccole comunità, alloggi con, se non sbaglio, 5 persone, e questa è anche una preoccupazione delle famiglie. Dopo di noi, lo dice la parola stessa, perché i loro cari possono essere, insomma, aiutati anche quando i genitori non ci saranno più. Esatto, infatti questa legge consente la realizzazione di micro comunità al massimo 5 posti, ma soprattutto anche di appartamenti dove possono vivere uno o due ragazzi, e consente anche la realizzazione di appartamenti che possono essere utilizzati proprio per, diciamo, allenare i ragazzi a vivere da soli. Le esperienze sono ancora poche, mi raccontavi in provincia, però alcune iniziano ad affacciarsi, insomma, sul panorama appunto del nostro territorio. Sì, le esperienze nella nostra provincia sono principalmente quella di ANFAS Mortara, che è stato un po' la capostipite di queste esperienze, che ha generato poi anche proprio la legge del 2016. Un'altra esperienza per la vita indipendente c'è a Pavia con la casa satellite. ANFAS Bronis Stradella sta pensando a un progetto che presenteremo a breve e che verrà realizzato nel 2019. Quali sono le tematiche dei prossimi incontri? Tra le tematiche sono state scelte dai genitori, che noi faremo nel prossimo anno. C'è quello, per esempio, proprio del tema della genitorialità, cosa significa, diciamo, essere genitore di una persona con disabilità, con tutti quindi i vari aspetti problematici. Prossimi incontri che verranno poi calendarizzati saranno su temi della vita indipendente, sulla inclusione scolastica, sul tema della sessualità delle persone con disabilità. Ritorna anche la rappresentazione natalizia dell'associazione Sipario Aperto al Teatro Fraschini, in scena I Promessi Sposi. Perché ero un avvocato del paese, io esporrò il caso. Lei saprà sicuramente consigliarci cosa fare. Ma quale legge? La legge è qui, aiuta solo i potenti. Quelli come noi devono pregare. Io conosco un buon uomo, un frate buono, Fra Cristoforo. Sono certa che da lui troveremo aiuto di cui necessitiamo. Il passo è assai celebre, certamente lo avrete riconosciuto. È tratto dai Promessi Sposi di Manzoni e gli attori sono quelli dell'associazione Sipario Aperto di Landriano. Come ogni anno, Sipario Aperto si regala nel periodo natalizio una rappresentazione nella cornice del Teatro Fraschini di Pavia, e come ogni anno questo regalo è legato a un ulteriore dono, quello riservato al reparto di oncoematologia pediatrica del Policlinico San Matteo, a cui saranno devoluti gli incassi della serata in programma venerdì 28 dicembre. Anche quest'anno Sipario Aperto va in scena al Teatro Fraschini di Pavia il 28 dicembre alle ore 21 a sostegno del reparto di oncoematologia pediatrica del Policlinico San Matteo. Sul palco i nostri 36 mini attori che vanno in scena con l'opera celeberrima dell'Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi, rivisitato in chiave moderna con dei contenuti molto attuali.
Sipario Aperto è un'associazione che nasce nel 2013 all'Andriano, un'associazione di volontariato che oggi conta 120 soci, di cui 62 attori, attori adulti, attori bambini e attori adolescenti. Salgono sul palco per non solo divertirsi, non solo recitare, ma fare del bene facendo sorridere. Questo è il nostro motto ed è per questo che vi aspettiamo il 28 dicembre al Teatro Fraschini, grazie anche alla collaborazione del Comune di Pavia, per sostenere insieme il reparto di oncoematologia pediatrica del Policlinico San Matteo. Sono Shari Forini e insieme a Federico Mario Galli curo la regia dello spettacolo. Siamo orgogliosi e fieri di andare in scena al Teatro Fraschini e dei nostri bambini che reciteranno i promessi sposi. Un contributo fondamentale è stato quello dei nostri genitori che hanno realizzato delle scenografie bellissime e che sono sicura che piaceranno anche a voi. È tradizionale anche l'appuntamento con il presepe vivente di Garbana, allora siamo andati a vedere con le nostre telecamere. Il Signore è con te. A quelle parole, Elena provò un senso di turbamento, di smarrimento, dopo i sacrifici e i silenzi imposti dal lavoro agreste. Ed ecco, la bottega delle stoffe. Qui un gruppo di tessitrici è intento a lavorare scampoli di tessuto. Pareva che nessuno avesse un posto caldo da offrire a una giovane donna incinta e al suo sposo, provati da tanti giorni di fatica e cammino. Qualcuno non poteva, qualcuno che conosciamo bene, qualcuno che è in noi, quando voltiamo le spalle alla misericordia. Nonostante tutto, Giuseppe e Maria non si perdono d'animo. Anche quest'anno il GSR Garbana, per farvi dei graditi auguri di Natale, è riuscito a organizzare il presepe vivente. È una manifestazione che ormai accompagna da alcuni anni la nostra piccola realtà, a dimostrazione che nella botte piccola c'è il vino buono. Siamo circa un'ottantina di figuranti con un nuovo testo, delle nuove musiche, delle nuove strutture. Se il tempo lo permette, anche quest'anno riusciamo a farci gli auguri in un modo alternativo. Buon Natale! Adesso lo sport, bruttissime sono però le notizie per il Pavia Calcio. Cristian Mangiarotti, il suo bomber e uomo più rappresentativo, è stato squalificato per 5 mesi. Oggi una conferenza stampa in cui ha spiegato i motivi di questa squalifica. Cristian Mangiarotti, come ormai avete detto tutti, ha subito questa sentenza per dei fatti che sono avvenuti quando giocava per la Palmese. Direi che noi come società siamo vicini a Cristian Mangiarotti, che sia io che Cristina abbiamo sempre cercato, da quando siamo arrivati nell'FC Pavia, di dare al calcio un'immagine pulita, un'immagine diversa da quello che sapevamo fosse un calcio malato. Mangiotti è vittima di questo calcio malato, perché leggendo tra le righe, per me è profonda tristezza vedere cosa può succedere a un ragazzo che io conosco, che io stimo, e che si sia trovato coinvolto in una situazione del genere. Il Pavia Calcio è da giorni che soffre e sa di questa situazione. Sì, sicuramente una sentenza di cui nessuno si aspettava. La previsione era totalmente diversa e è stato un vero colpo basso che mi ha fatto soffrire tanto, perché in una stagione come questa... Una stagione tra l'altro nella quale avevi dimostrato di poter essere un uomo guida nel Pavia in Serie D. Sì, come dicevo prima, era una stagione perfetta, stava andando tutto bene, stavo ero felice, segnavo e la squadra andava bene. E sono obbligato quindi ora a prendermi un bel po' di riposo e niente, ripartiremo più forti. Ecco, beh, la vicinanza che ti ha dimostrato la società in questi giorni, e anche buona parte dei tifosi, però per te deve essere uno stimolo per non abbatterti e ripartire, esserci fra 5 mesi.
No, no, assolutamente. L'amministratore delegato Giacomo mi ha detto che mi ha dato totale disponibilità nel potermi allenare in palestra, poter fare tutto quello che è necessario per far sì che io possa mantenere una forma fisica adeguata, e non posso solo che ringraziarlo. Cristian, il sogno, l'abbiamo detto prima, forse un po' retorico, insomma, rivederti tra cinque mesi il Pavia può ancora giocare una parte importante di campionato. Assolutamente sì, scherzando insieme sempre a Giacomo dicevamo vabbè, se ci saranno i playoff tornerò in tempo, ma altrimenti sarò costretto a ripartire da giugno o da luglio, quando sarà, e a testa bassa come sempre lavorare per questa maglia che io ho sempre amato e amerò per sempre. Con questa notizia è tutto, vi ricordo in prima serata l'appuntamento come sempre con musica e passione.